Ciao a tutte! Allora, oggi finalmente vi parlo di alcuni prodotti che ho acquistato mesi e mesi fa, mi sa che ve li ho fatti vedere e vi avevo detto che più avanti li avrei recensiti. Il prodotto in questione, in primis, è questa crema qua. Questa crema qui, un po' si vede, si deve vedere. È la crema della Nivea, della linea Pure Natural. Eccola qua, si vede? Sì, in che in teoria dovrebbe contenere il 95%, cioè la crema è al 95% di origine naturale. Come dice qui, questa qui da noi, perché non riesco? Eccolo, eccolo qui il bollino. Questa qui da noi è uscita, cioè da noi a Roma, è uscita almeno 3 mesi fa. Io l'avevo comprata da Auchan quando proprio era appena uscita ed era scontata tipo del 15% e l'ho pagata 7 euro circa. E insieme avevo comprato anche, mannaggia a me, non lo farò mai più, questo qua che neanche nomino. Ebbene sì, sono caduta nel tranello. Nel senso anche questo burro cacao qua di Labello è Pure Natural, così lo vedete meglio, si vede. Sì, eccolo, c'è il dito. Vedete che c'è scritto Pure Natural al latte e miele. Bene, io non compravo, partiamo proprio da questo qua. Io non compravo Labello dall'età di 10 anni. Perché già da piccola, che non ci capivo niente di niente, già mi dava fastidio come lasciava le labbra, cioè mi sentivo le labbra rivestite di una patina, una cosa fastidiosissima, e quindi l'avevo abbandonata per anni e anni e anni. E allora mi sono chiesta, quando ho comprato questo, perché non dare un'altra possibilità a Labello? Magari anche questo qua contiene degli ingredienti migliori, dato che della linea Pure Natural come la crema e la Nivea, insomma, ha cercato di fare un piccolo sforzo nell'attenzione degli ingredienti. Magari anche Labello ha fatto questo medesimo sforzo. Beh, non l'avessi mai fatto, non è cambiato niente, in sintesi. Questo rimane sempre lo stesso identico Labello degli anni passati, e in più, vabbè, a parte il fatto, quasi finito, ecco, questo qui è tutto tirato fuori. A parte il fatto che è di questa orrida colorazione gialla, quindi ci hanno messo anche dei coloranti che secondo me in un prodotto come questo qua, che è un prodotto che è un burro cacao, è del tutto inutile. Quindi a parte questo, a parte il fatto che lascia le labbra viscide, quindi non le nutre, ma è una cosa del tutto inutile. A parte questo, il profumo all'inizio può sembrare piacevole, ma dopo un po' stucca in una maniera incredibile. Per chi non sapesse cosa voglia dire il termine stucca, mi riferisco al fatto che vi viene la nausea. Nel senso, io questo, ogni volta che sento questo odore qua, adesso mi viene da vomitare, da buttare questo coso fuori dalla finestra. Non lo faccio per principio, perché lo voglio finire. Quindi quando sono proprio disperata che magari non trovo quelli buoni, casualmente questo sta sempre in mezzo, quindi lo uso, però sinceramente non lo ricompro, anche perché ho notato, girando un pochino sui siti, che non so perché, questa cosa insomma è una stupidaggine, però ho notato che però in Europa ovviamente non, la marca Labello, cioè non esiste la marca Labello, ma questo qui rientra comunque sempre nella linea della Nivea, quindi il logo è identico, però in Italia invece che chiamarsi Nivea si chiama Labello, ecco, quello, questo qui è una cosa che ho imparato. E quindi questo qua io lo sconsiglio, c'è cioè anche in un'altra profumazione che non mi ricordo assolutamente che ingredienti abbia sul verdino, ma sarà identica a questo, quindi io farò insomma questo sacrificio, io non comprerò mai più Labello, perché ormai a distanza di 10 anni ho capito che questo prodotto è un prodotto scrauso. Soffermiamoci sulla crema, che magari insomma può interessare anche di più, perché quella cosa del Labello mi auguro che tutti la sappiano, perché è cioè, una cosa, un burro cacao inutile. Questa crema qua, ci ho messo un pochino di tempo appunto da quando l'ho comprata, perché ho dovuto smaltire altre creme. Allora, come potete vedere, l'ho quasi del tutto terminata. Ecco qua, adesso si vede che l'ho quasi del tutto terminata.
L'ho quasi tutto terminato, però c'è da dire un piccolo aneddoto anche qua. Adesso, ogni volta che tratto di un prodotto racconto un piccolo aneddoto. Questa qui praticamente me la stavo mettendo un mesetto fa e mi è scivolata. Mi è scivolata perché ovviamente stavo mettendola, dopo aver messo la crema avevo la mano un pochino unta. Sono andata a prendere il barattolino che disgraziatamente è di vetro, come potete vedere. Questa è un'altra delle cose che io detesto in una crema. Mi è scivolato. Ed è completamente la metà, più della metà, penso, insomma, una buona quantità, era caduta ovunque, sul pavimento, sulle mattonelle, addirittura sui jeans mi è caduta una cosa terribile. E quindi la prima cosa che non mi piace di questa crema è senza dubbio il barattolino di vetro, che vabbè, questa è una cosa particolarmente soggettiva che detesto. La confezione, è ovviamente sempre da 50 ml, come quasi tutte le creme viso. E nel complesso questa crema non mi è piaciuta. Come dicevo, a parte beh, il barattolino che è una cosa quanto relativa, non mi piace il profumo, nel senso che questa crema è particolarmente profumata, è una cosa profuma troppo 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 di fiori. A volte io preferisco magari una crema viso che non abbia un profumo. E piuttosto quella che ha un profumo così forte, perché secondo me proprio a lungo andare, dal momento che la crema non si finisce in una settimana, ecco, a distanza di mesi anche questa crema qua ha il profumo dalla testa, ecco, per capirci. Esisteva in due, diciamo, c'erano due creme, una specifica per pelli secche, che è questa qua che ho preso io, ed aveva, diciamo, la confezioncina rosa, diciamo, all'esterno c'era scritto per pelli secche in rosa, mentre invece quell'altra è per pelli normali o miste, ed aveva la scrittina in azzurro. Io ho preso questa crema per pelli secche essenzialmente perché la mia pelle non è grassa, ma appunto tende una volta che è stata sciacquata, è stata lavata, a essere un pochino secca e quindi pensavo che fosse fosse adatta. Invece mi sono resa conto che è una crema molto 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 corposa, molto pesante. Quindi questa cosa me la fa in qualche modo bocciare, se vogliamo, perché io dopo che ho messo questa crema sento proprio, ne metto pochissima come sempre, ma sento proprio la pelle pesante, quindi soprattutto in estate sento come se la pelle non respirasse bene. E io qui mi soffermerò solamente ovviamente la mia esperienza sul prodotto, non mi soffermo sull'INCI, non mi soffermo su altri particolari perché io stessa insomma non sono andata a ricercarmi tutti gli ingredienti e direi sicuramente qualche stupidaggine. Qui dice che è al 95% di origine naturale, mo, vai a capire se è effettivamente così. Mi ricordo che all'inizio quando l'ho comprata ero andata a vedere effettivamente in quei siti insomma dove indicano tutti gli ingredienti con il bollino vicino e mi ero resa conto che effettivamente è una crema che ha una, diciamo, rispetto alle creme Nivea aveva più pallini verdi rispetto alle solite, però aveva, se non sbaglio, anche molti pallini gialli e non vorrei sbagliarmi anche qualche pallino rosso. Essenzialmente io non mi formalizzo molto su queste cose, nel senso, come dico sempre, insomma, non sono fissatissima con l'INCI. Certo è che se trovo un prodotto che mi dice 95% naturale e poi dopo magari non ha degli ingredienti eccelsi, magari ha degli ingredienti anche abbastanza scadenti, io ci rimango male. Non so se è il caso di questa crema qui, magari se qualcuno ha qualche informazione in più riguardo proprio agli ingredienti me lo può scrivere così mi fa anche un favore. Però essenzialmente, insomma, il mio parere non è positivo su questa crema qui, non perché mi abbia creato dei problemi, insomma, la pelle non ha occlusi i pori, non mi ha fatto sorgere dei brufolini o qualt'altro, però ho sbagliato io, molto probabilmente devo prendere la crema quella più normale o mista, per pelle normale o mista, però io questa crema poco ma sicuro non la ricomprerò, anche perché penso che 7 euro sia anche un prezzo anche abbastanza caro per un prodotto, una crema così da supermercato. Ho visto anche che non è reperibilissimo, nel senso che non sta in tutti i supermercati, sta da Auchan, ho visto alla Coin, insomma per adesso almeno a distanza di vari mesi sta solamente nella grande distribuzione. E quindi io questa la boccio. Ma questo qui lo boccio a livelli colossali. Ho provato ultimamente, da quando fa più caldo, a
mischiare questa crema qui con una crema solare, che è la mia famosissima, cioè la mia preferita e famosissima crema dell'Equilibra, questa qui con il fattore di protezione 15. E devo dire che in qualche modo, dal momento che questa crema qui questa crema qui ha una grande quantità di aloe al suo interno, infatti è al secondo posto. Poi farò un video magari sui solari, perché anche questa è una cosa che mi piace particolarmente. E ho notato appunto che aggiungendo un pizzico di questa con questa crema qua riesce in qualche modo a renderla più leggera come crema, e quindi dal momento che appunto qui c'è l'aloe lascia anche questa sensazione di freschezza che va ad eliminare la sensazione di pesantezza di questa crema qua, e quindi sicuramente la finirò in questo modo qui, ecco. Però come ripeto, non la comprerò assolutamente. E quindi niente, anche qui ovviamente se avete qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, chiedetemela. Grazie tanto per aver visto il mio video e se vi va ci rivediamo al prossimo. Ciao ciao!